Bentornati con gli inviti alla visione di film classici italiani. Oggi parliamo di un film del 1970, diretto da un regista che è stato riscoperto in questi ultimi anni grazie a numerosi saggi, grazie a numerose retrospettive, e stiamo parlando del regista Elio Petri, e il film di cui vi vorrei parlare è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il film di Petri vince nel 1971 il premio Oscar come miglior film straniero e una nomina speciale per la sceneggiatura scritta dallo stesso Petri insieme a Ugo Pirro, che è uno dei personaggi fondamentali della sceneggiatura, diciamo, italiana, e questa stretta collaborazione porterà a numerosi frutti nel cinema italiano degli anni 70. E anche una cosiddetta ideale trilogia, che inizia appunto proprio con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, e che proseguirà poi con il film La classe operaia va in paradiso e La proprietà privata non è più un furto. Siamo davanti a un film importantissimo, è iscritto nella lista dei 100 film italiani da salvare ed è uno tra quei film italiani che almeno una volta nella vita bisogna aver visto. La trama è una trama abbastanza intricata, il film è in bilico fra il genere del giallo e il cinema appunto di denuncia sociale, è un film con un sottofondo politico molto forte, molto intenso, ma legato poi anche ad altre forme, come ad esempio alla forma dell'arte e alla forma della filosofia. La trama è una trama abbastanza, dicevo, intricata, infatti si parla di questo personaggio della polizia, capo della squadra omicidi, che nel giorno della sua promozione all'ufficio politico, tra l'altro una cosa un po' particolare, decide di commettere un omicidio, uccide la sua amante e poi semina per tutto, diciamo, la scena del crimine, la scena del delitto, dissemina di vari indizi che riconducono a lui. Ed è questa un po' la particolarità del film, perché lui, essendo il capo della squadra omicidi, è una persona che è al di sopra di ogni sospetto, cioè non può essere lui il criminale, perché la legge, diciamo, è dalla sua parte e la legge è lui stesso. E dunque assistiamo a tutto questo disseminare di indizi alla scena del crimine, e poi il film inizia con una serie di flashback a farci capire la personalità e le vicende del protagonista, interpretato da un bravissimo Gian Maria Volonté, e il rapporto con la sua amante, interpretata da Florinda Volca, che è appunto la donna, diciamo, assassinata, la donna uccisa. E qui troviamo appunto questo rapporto un po' sadomasochista fra lui e la sua amante, di lei, a cui piace sentir raccontare, diciamo, i risvolti tragici delle varie indagini del suo amante. E se piano piano vari collaboratori appunto del protagonista vedono che c'è qualcosa di strano all'interno della scena del delitto e alcuni indizi conducono proprio al capo appunto della squadra omicidi, tutti quanti si convincono che non può essere assolutamente lui. E parallelamente il protagonista questa cosa la vive in una maniera molto sofferta. Abbiamo di fronte un protagonista, diciamo, schizofrenico, una persona comunque malata, e l'unico personaggio che potrebbe dire la verità, perché è l'unico testimone, è uno di quei famosi cappelloni che andavano di moda tanto negli anni 60 e 70, un rivoluzionario che, arrestato, appunto viene riconosciuto dal capo della squadra omicidi, e proprio questo ragazzo aveva visto, era stato l'unico personaggio ad aver visto Gian Maria Volonté entrare nella casa della sua amante poco prima che lei fosse assassinata, ma anche lui alla fine non dice nulla. E dunque cosa fa il protagonista? Scrive una lettera, invia a chi di dovere, confessando appunto l'omicidio compiuto. Ed è qui che abbiamo una scena veramente molto intensa e molto originale, che lui, durante, mentre aspetta che arrivino gli inquirenti a casa sua, sogna che tutti, una scena onirica, una scena particolare, sogna che tutti i suoi, diciamo, collaboratori e anche superiori lo convincano che non è stato lui a commettere l'omicidio, e smentiscono in un certo senso tutte le prove che sono
contro di lui. A questo punto lui si sveglia e arrivano gli inquirenti. E qui termina il film con una saracinesca, una persiana delle finestre che si chiude, e dunque abbiamo un finale, diciamo, aperto, un finale in sospeso, anche perché quello che ci interessa realmente non è tanto appunto come andrà a finire la vicenda, se verrà arrestato, non verrà arrestato, come verrà giudicato, eccetera, ma proprio lo svolgimento dell'azione, la schizofrenia, tutte queste turpe mentali, queste psicosi che il protagonista manifesta all'interno di tutta la vicenda. Un film dal forte contenuto politico, ampiamente criticato dalla critica, ma anche dagli esponenti politici dell'epoca degli anni 70. Il film fu a rischio di sequestro, ma per lo stesso motivo ottenne invece un grandissimo successo. Un successo anche molto grande all'estero, anche rispetto all'Italia, e all'estero sono state capite anche molte più sfumature che ci sono all'interno della narrazione. Delle sfumature che riguardano il campo artistico, il campo filosofico e il campo politico. Bisogna considerare che il cinema americano aveva già affrontato queste tematiche legate alla corruzione, al potere, a appunto queste tematiche sociali che invece nel nostro paese erano state, diciamo, mai rappresentate sullo schermo. Infatti questo film è il primo che si addentra in questi strani meccanismi di potere e appunto nei strani meccanismi anche della politica italiana. Il film si avvale veramente di grandissimi attori come Gian Maria Volonté, che riesce con il suo, diciamo, aspetto anche fisico aderire perfettamente alla malattia, alla schizofrenia del personaggio del film. Al suo canto troviamo Florinda Bolca, che è questa bellissima attrice che ha il ruolo dell'amante appunto di Gian Maria Volonté, che si muove in questi spazi in stile Liberty. Infatti lo stile Liberty è stato veramente molto riscoperto negli anni 70, andava molto di moda, e la sua casa è proprio una bellissima casa in questo stile, e lei si muove in quasi tutte le scene con questi bellissimi taftani di seta o di tessuti molto morbidi, pronta a sedurre il protagonista. E poi abbiamo anche Salvo Randone, che interpreta questo idraulico testimone, che deve essere un testimone chiave all'interno del film, che aveva già interpretato sempre il ruolo di un idraulico un po' in là con l'età, anche nel film Sempre di Pete, che si intitola I giorni contati. Fondamentale e famosissima la musica composta da Ennio Morricone, ed intensa anche è la fotografia a colori del film. All'interno del film ci sono tre scene, diciamo, calde. Il film è pieno di scene importanti, ma tre sicuramente sono fondamentali, e sono quella dell'incipit, quando abbiamo il protagonista che, accompagnato dalle bellissime note musicali scritte da Ennio Morricone, va nell'appartamento della donna amata per ucciderla, ed è una scena molto interessante e girata veramente molto bene. Poi abbiamo l'incontro verso la fine del film fra il protagonista e il rivoluzionario, il cappellone, abbiamo uno scontro verbale intensissimo, e poi il finale onirico, dove appunto il protagonista, attorniato da tutti questi superiori e colleghi, lo convincono che tutte le prove a suo carico sono delle prove fasulle. E dunque un film veramente molto interessante, un film ancora oggi davvero molto godibile, che e naturalmente anche molto attuale, ed è un film che, per essere compreso fino in fondo, va visto più di una volta. Un'ultima segnalazione interessante, una frase di Elio Petri che diceva appunto che la sua generazione era stata una generazione che non aveva portato a una democrazia completa. E lui, proprio con questi ideali, realizza questa serie di film, anche questo film in particolare, che vuole essere un film di denuncia verso la politica, verso la corruzione, verso tematiche sociali molto importanti che si ritrovano in tutta la sua filmografia. Infatti la filmografia di Petri è una filmografia davvero molto interessante e davvero di un cinema molto impegnato.
Spero di avervi incuriosito nella visione o nella revisione di questo film e ci vediamo al prossimo video.